Video Games Party al Play di Modena. In questa domenica abbiamo avuto anche l'onore, grazie a Nintendo, di organizzare l'atteso torneo di Super Smash Bros. Brawl. Ormai è un appuntamento immancabile in uno dei nostri Video Games Party. C'è stata una finale divertentissima e molto onesta sul palco, con una coppia di finalisti abbastanza inedita, ma ce lo facciamo raccontare direttamente dai protagonisti. Partiamo con il terzo arrivato, che, sorpresa delle sorprese, Lance. Lance, cosa è successo? Oggi SG era troppo in forma, mi ha cacciato fuori meritatamente, c'è poco da dire. Bene, la prossima. E la prossima sarà a Milano, a Cartoon Mix ci sarai? Speriamo, ma sarà difficile purtroppo. No, senza Lance, vabbè, allora. Ce ne saranno tanti altri molto bravi a Brawl, sicuramente, lo so già. Ne verranno tantissimi di bravissimi. Beh, la vostra community è piena di brave persone e buone persone, quindi noi sappiamo che con voi andiamo sempre sul sicuro. Per te un videogioco Nintendo DS, che Federica e Veronica ti omaggiano, e basta, e niente. Scusami. Allora, abbiamo il secondo arrivato al torneo di Super Smash Bros. Brawl GS. Allora, cosa hai combinato? Sono arrivato e niente, comunque li conosco da sempre perché sono sempre nella community di Smash e finalmente sono riuscito a battere Lance. Il mio obiettivo è già stato quello, è stato il top per me, quindi anche se non sono arrivato primo sono contento lo stesso, è un ottimo risultato per me. È il mio primo VG Party e sono stato molto contento di questa cosa qui perché è molto bello. Poi sì, ho conosciuto altra gente, sono tutti simpatici qua soprattutto. Grande SG1, davvero, hai giocato molto molto bene. Allora, per te abbiamo un videogioco per la Wii e comunque il fatto di essere dato secondo ad uno dei nostri Video Games Party. Ci vedremo presto? Certo, al prossimo, non so cosa è il prossimo. Milano è un po' lontano da me, abito a Forlì. Va bene, comunque, sicuramente ti raggiungiamo. Va bene, allora, buon rientro a casa. Grazie. Ed eccolo qua, non riusciamo a togliercelo dalle prime posizioni. Lui, Cirno, e poi la mascot Asakara Taramara Sarafara. Asakara Karatara, lo so che è stato anche un ottimo commentatore. Scaricate la finale sul nostro canale YouTube, www.youtube.com/videogamesparty, perché lui è stato onestissimo, si è suicidato, poi vedrete perché, vero Cirno? Sì, vabbè. È stato un errore del mio avversario, mi sembrava giusto. Grandissimo, questi sono i giocatori che vogliamo vedere. E poi comunque la finale è abbastanza d'impatto, con un Meta Knight e un Fox che se le sono date di santa ragione. Com'è stato questo torneo, Joe? È stato molto divertente, anche molto combattuto. Mi è andata molto di fortuna sul fatto che Lance abbia perso contro SG, perché altrimenti sarebbero stati cavoli amari, perché quando noi due ci scontriamo di solito il vincitore è Lance, quindi... Va bene, comunque di misura ti sei aggiudicato innanzitutto la nostra bellissima coppa per aver vinto un torneo di Video Games Party e poi una console Nintendo Wii, che siamo sicuri tu hai già, però qualcuno potrai regalarla oppure sai tu che cosa fare. Grazie mille Cirno, ti regaliamo anche un Pokken che tu hai già visto sicuramente al nostro Video Games Party, perché lo stiamo spingendo molto, crediamo molto in questo prodotto, che è un gadget che ci permette di creare un legame tra la nostra vita virtuale, il nostro profilo Facebook, Twitter, le nostre mail, e la vita reale, perché se io incontro una bellissima ragazza come queste due che ho qua davanti e voglio prendere il loro indirizzo, invece di barcamenarmi per trovare qualche foglietto, basta che do il 4 dei nostri Pokken, tac, diventa verde la manina, e vuol dire che appena torno a casa e mi collego al sito www.pokken.com ho tutti i loro dati e poi posso... Che comodo, non sapevo... Usalo, mi raccomando, e sponsorizzala tutta la community, perché è un oggetto che noi videogiocatori dovremmo avere assolutamente di default. Allora, grazie anche a Cirno per aver partecipato al torneo di Super Smash Bros. Brawl e averlo vinto. Video Games Party e il divertimento continua.